Ciao a tutti e benvenuti a questo secondo appuntamento dedicato a Dario Argento. Oggi si parla del secondo film appartenente alla cosiddetta trilogia degli animali, cioè Il gatto a nove code, secondo film appunto di Dario Argento, film del 1971, film con Karl Malden protagonista. Un film che Dario Argento considera uno dei suoi film minori, è un film alla quale lui non porta chissà quale grande simpatia, un po' perché è un film che gli hanno un po' imposto, nel senso che dopo il successo dell'Uccello dal piume di cristallo gli hanno detto: ok, è andato bene questo, ora ce ne devi fare un altro in tempi brevissimi. Lui l'ha fatto in tempi brevissimi e secondo lui questo ha un po', come dire, restituito una freddezza al film che forse lui non voleva dare. E anche la storia è una storia un pochino più impersonale. Le storie di Dario Argento di solito sono molto passionali, sono molto calde. Questa è una storia che riguarda genetica, furti, quindi è un po' più freddino il tutto, anche un po' la confezione. E c'è molto meno Argento, nel senso che l'avevo già un po' accennato nel video sull'Uccello dalle piume di cristallo, il fatto che alla fotografia qui non ci fosse più Vittorio Storaro aveva in qualche modo restituito una buona fotografia, ma molto classica, molto standard, non c'è nulla di argentiano, fatta eccezione per le trovate di Dario Argento, che sono ovviamente in tutti i suoi film e che lo hanno reso il grande regista quale ancora oggi, nonostante gli ultimi film, è. Nel caso del Gatto a nove code, ad esempio, la scena dell'occhio dell'assassino, la scena di quello che finisce sotto al treno e del fotografo che fotografa il momento, la scena della morte di una delle protagoniste femminili che ora non ricordo più come si chiama, ma la scena in cui viene strangolata, la scena in casa è molto tesa, è molto bella, è molto già più vicino a quello che poi sarebbe diventato Profondo Rosso. Insomma, c'era già quel qualcosa che poi lo ha reso ancora più famoso nel tempo, ma è un film molto più distaccato, credo che sia il termine giusto. E anche il colpo di scena finale, insomma, il colpo di scena dell'Uccello del piume di cristallo, chi lo ha visto una volta non se lo scorda più. Proprio il finale, il meccanismo che c'era dietro, il meccanismo visivo con la quale Argento aveva fregato lo spettatore, qui non c'è nulla di tutto ciò, qui una certa ti viene detto l'assassino è questo, prendetelo così com'è. E quindi insomma è meno memorabile, è meno, te lo ricordi meno proprio perché c'è quel qualcosa che aveva il primo film che qui manca, quella macchinazione che ti sfugge come spettatore nell'Uccello del piume di cristallo qui non c'è, e quindi insomma semplicemente ti godi la storia. Tra l'altro Dario Argento si era approcciato a questo Gatto a nove code un po' come se fosse un film americano, cioè con l'idea di azione, di tensione dato dalle sequenze d'azione, ce n'è veramente tanta. Anche la scena finale sui tetti ricorda un po' Hitchcock, se vogliamo, ricorda un po' quel tipo di cinema là. Portare quel tipo di cinema in Italia, secondo me, non funzionava più di tanto, o meglio, non era Argento doverlo fare. Dario Argento deve fare le storie macabre, e perverse, folli. Il Gatto a nove code di perverse folle non c'è niente. Al tempo stesso non è un film da buttare, tutt'altro, ce ne fossero dei film così. È un film diretto veramente molto bene, un film fotografato bene, per quanto non abbia una fotografia rivoluzionaria come il primo film aveva, ma ha ad esempio tra i suoi attori principali Karl Malden, che insomma, per chi non lo sapesse, era l'insegnante di recitazione di Marlon Brando. E tra l'altro Dario Argento ne ha parlato talmente bene che in un'intervista, non mi ricordo più chi gli aveva chiesto qual è l'attore migliore con la quale hai lavorato, con quale ti sei trovato meglio, e lui ha risposto proprio Karl Malden. Questo è di nuovo bizzarro, no? Perché l'anno prima con Tony Musante c'erano stati un botto di problemi, con Karl Malden invece andò tutto molto bene. Ebbe poi di nuovo qualche problemino con Quattro Mosche di Velluto Grigio, con Michael Brandon. E insomma, è un regista che con gli attori ha sempre avuto un po' di alti e bassi, ed è piuttosto curioso questo. Con Karl Malden però andò tutto bene, dove interpreta questo cieco, che era un ex giornalista, poi a seguito di un incidente è diventato cieco e si ritrova invischiato in questa storia che vuole a tutti i costi risolvere. È un enigmista, quindi vuole risolvere il rebus che c'è dietro al giallo che scatta nella prima scena del film. Però ecco, la motivazione, il movente dell'assassino, tutto quello che succede, è tutto un po' più, un po' freddino. Sembra sì un film un po' classico di quel tempo, dove però Dario Argento veramente non c'è poco, ecco, considerando ovviamente l'Argento che tutti conosciamo oggi. È ovvio che se uno va a dell'Uccello di cristallo e poi guarda Il Gatto a nove code dice sì, è un film carino, ma conoscendo tutta la filmografia di Dario Argento oggi, Il Gatto a nove code, soprattutto negli anni 70, stona un pochino, perché è il film meno personale, è un film più freddo, più da mestierante, è come dire sì, ti assumiamo, ti facciamo fare questo film, fallo, poi vediamo, cioè il concetto è un po' quello lì. Al tempo stesso nel film c'è il bellissimo, secondo me straordinario, rapporto tra Karl Malden e la nipotina, che lei chiama Biscottino, e questo rapporto, il personaggio della bambina,
Cinzia De Carolis, mi sembra che si chiamasse la bambina, l'attrice era veramente brava. Reagiva molto bene a quello che veniva fatto nel film, anche alle scene, diciamo, meno bambinesche, ecco, e lei funzionava veramente tanto. Curiosità, il finale originale del film finiva con la morte dell'assassino, ma rimaneva in sospeso totale il destino della bambina, mentre poi nella versione uscita al cinema si sente la voce della bambina gridare biscottino, questo perché Dario Argento poi in montaggio, perché è stata proprio una cosa aggiunta all'ultimo, non se l'è sentita di lasciare in sospeso il destino di quel personaggio, forse perché gli piaceva, forse perché era una bambina, forse perché c'erano problemi di censura, tu valla a sapere, girano tante versioni. In ogni caso, credo che sentire la voce della bambina nel finale sia molto molto bello. Altra cosa straordinaria del Gatto a 9 code sono le musiche, di nuovo di Ennio Morricone. Una colonna sonora veramente bella, anche più bella di quella delle piume di cristallo e forse anche più bella di Quattro mosche di Vulto Grigio, che poi ha fatto qualche tempo dopo. Quindi forse tra le tre colonne sonore è quella più emotiva, quella più bella da ascoltare, è proprio bella da ascoltare, credo sia la definizione giusta, al di là del fatto che uno possa preferire come film L'Uccello dalle piume di cristallo, che è lecito, per carità. Se all'Uccello dalle piume di cristallo gli do un 9, a questo gli do un 6,5, però ci sono delle cose nel Gatto a 9 code secondo me molto belle, ripeto, è diretto molto bene, è tutto molto teso, molto coeso come film, con delle sequenze molto interessanti, anche la scena del cimitero è molto bella. È proprio la confezione, essere un po' più fredda, secondo me, perché è la stessa trama, a essere meno argentiana. E questo credo che abbia influito molto sul risultato del film. Ciò nonostante, nonostante il fatto che per Dario Argento sia il suo film minore, sia un film meno riuscito, sia un film che ama meno, Il Gatto a 9 code fece letteralmente impazzire il pubblico italiano. Uscì un anno dopo L'Uccello dalle piume di cristallo, incassò di più dell'Uccello dalle piume di cristallo e anche all'estero andò particolarmente bene. E Dario Argento non si capacita ancora oggi di questo successo perché per lui è un film minore e anche per me, cioè, ripeto, è ovvio che bisognava essere in quegli anni là perché oggi è ovvio che se uno vede negli anni 70 L'Uccello dalle piume di cristallo, Il Gatto a 9 code, Quattro mosche di Vulto Grigio, Suspiria, Profondo Rosso, Il Gatto a 9 code stona, perché è il meno bello ed è anche il meno di quel regista lì, cioè potrebbe farlo chiunque la storia del Gatto a 9 code. Però evidentemente il pubblico in quel momento amava Dario Argento proprio perché dava un approccio un po' diverso a dei classici gialli all'italiana. Ricordiamoci che gli anni 60 e gli anni 70 di gialli all'italiana ce n'erano una valanga e per quanto i cinefili tendenzialmente sono divisi, sono per Fulci, sono per Dario Argento. A me è sempre piaciuto molto di più dell'Argento, riconosco a Fulci del talento per carità divina, riconosco che ha fatto un paio di gialli molto belli, Non si servizio un paperino, tra l'altro di nuovo anche lì ritorna l'animale perché in quel momento vendevano i film con gli animali nel titolo, ce n'era anche uno con una lucertola, adesso non mi ricordo più com'era il titolo. Però, insomma, secondo me Dario Argento resta sopra perché aveva uno stile talmente personale da rendere ogni film che faceva quasi unico nel suo genere. Magari anche prendendo storie molto semplici, addirittura Inferno non ha nemmeno una storia quasi, eppure è un film di Dario Argento al mille e per mille. Poi vabbè, lasciamo perdere gli ultimi anni, ma anni 70 e 80, secondo me, ogni film che faceva, ogni film che toccava, aveva quel non so che lo rendeva unico, unico, anche quando faceva film con dei difetti, perché poi tutti i film quasi di Dario Argento avevano dei grandi difetti, ma anche film con più difetti di tutti, comunque risultava essere unico. Concludendo, Il Gatto a 9 code è sicuramente notevolmente inferiore al suo esordio, all'Uccello dalle piume di cristallo, ma comunque un bel film, un film non memorabile, ma un film diretto già con una capacità di tenere insieme un film di quasi 2 ore in maniera molto forte, soprattutto di aver portato un po' in Italia il modo di fare cinema americano, perché questo Dario Argento ha fatto. E sicuramente, ripeto, un passo indietro anche da un punto di vista personale, perché quello che io amo di Dario Argento è l'onircità, il surrealismo e l'esagerazione a volte dei suoi film. Il Gatto a 9 code è un film decisamente classico e standard, non c'è nulla di quello che poi è venuto, semplicemente anche con Quattro mosche di Vulto Grigio, che è il film successivo. Quindi niente, io vi saluto e vi ringrazio, vi do appuntamento al terzo episodio dedicato ad Dario Argento, che sarà per l'appunto dedicato a Quattro mosche di Vulto Grigio. Ciao a tutti!